credo che la novità che la provincia di Trapani ha portato all'interno del Salone del Gusto e di Slow Food sia stata veramente di fondamentale importanza. Noi siamo stati i primi a portare l'olio appena franto con le sue peculiari caratteristiche, con le sue peculiari proprietà antiossidanti ed antinfiammatorie. Siamo lieti di poter essere qui tra le tre istituzioni presenti in tutta la Sicilia, perché noi vogliamo realmente cercare di dare un sostegno a tutti i produttori, agli agricoltori in un momento di grande crisi. La provincia di Trapani è presente con una classe politica ferma e decisa a dare un contributo fattivo a tutto il comparto. Il Salone del Gusto è stata un'esperienza che ci aspettavamo è sicuramente interessante, ma che ha un po' stupito tutti, perché abbiamo potuto riscontrare un grande interesse anche da parte della stampa, del pubblico in genere, verso i nostri prodotti. I nostri prodotti che hanno una particolarità: noi riusciamo con il territorio trapanese a proporre una dieta completa, equilibrata, buona, sia dal punto di vista del palato, ma anche dal punto di vista della salute. Noi partiamo dal grano per arrivare al pesce, ai dolci, ai vini e all'olio, che è stato il protagonista di questo evento, perché abbiamo portato l'olio appena franto e che ha interessato moltissimo. Un olio che non è quindi soltanto un punto di forza, perché è riconosciuto, perché abbiamo ben tre DOP nel nostro territorio: Val di Mazzara, Nocellara di Belice e Val di Trapanesi, quindi già questo riconoscimento c'è stato e trova sempre conferma. Il Salone del Gusto è sicuramente una delle manifestazioni più importanti, io ritengo, io ci sono non solo in Italia ma anche in Europa, ed è molto qualificante, per cui essere qua significa essere tra le migliori aziende che ci sono sia in Italia sia in Europa, per cui anche dalla quantità, dalla qualità dei contatti, ritengo che sia sicuramente una manifestazione molto importante da ripetere anche negli anni.